Salve, in questo video voglio farvi vedere un approccio pratico all'utilizzo del tester e alla ricerca guasti nei circuiti. Vi mostrerò come esempio una ricerca guasti in linea generale che si può fare su un alimentatore. Questo in particolare è un caricabatterie, ma in realtà un caricabatterie spesso è un semplice alimentatore con un controllo sulla corrente. Non dimentichiamo di scollegare il circuito dalla rete elettrica. L'approccio che seguiremo, che io seguo, è questo generalmente. I primi sospettati sono i circuiti di potenza e quindi in questo caso il transistor di uscita, perché è quello che gestisce la maggior parte della potenza e quindi è più soggetto al guasto. Un'altra cosa che dobbiamo osservare sono i condensatori elettrolitici, soprattutto quelli di maggior dimensione. Dobbiamo vedere che non ci siano rigonfiamenti in queste zone. Se notiamo questa zona gonfia, il condensatore probabilmente è in perdita. Gli altri componenti da valutare sono sicuramente il fusibile d'ingresso, è il primo componente che andiamo a testare. Non è necessario scollegarlo dal circuito, tanto ci aspettiamo un cortocircuito netto e se vediamo che esso corrisponde, la prova può essere sufficiente. Dopo questi componenti andiamo a guardare le resistenze di potenza, quindi cominciamo da quelle più grandi, che sono queste con la carcassa in ceramica. Leggiamo il valore che in questo caso è scritto sulla resistenza, è una resistenza da 0,15 ohm e corrisponde a quanto leggiamo. Se sottraiamo la misura che avevamo fatto, 0,2 meno 0,1, abbiamo 0,1 ohm. Considerando che comunque la lettura del tester, l'ultima cifra decimale, può essere più o meno 1, ci siamo. In genere queste resistenze di potenza si interrompono quando si guastano, quindi troveremmo un circuito aperto o comunque un valore superiore a quello indicato. Un'altra cosa che andremo subito a controllare sono tutti i diodi. I diodi più o meno possiamo controllarli anche lasciandoli collegati al circuito. Se abbiamo dei dubbi, dobbiamo purtroppo dissaldarli e controllarli scollegati dal circuito. In teoria tutti i componenti andrebbero provati scollegati dal circuito, ma per praticità e per un primo approccio veloce si può anche lasciare il componente saldato e controllarlo. Mettiamo il tester con la misura dei diodi e li verifichiamo tutti. In questo caso abbiamo questi tre diodi più grandi. E gli altri diodi più piccoli. Vi faccio notare una cosa. Guardate quando proviamo questi diodi, questi due in particolare. Questa è la polarizzazione diretta perché ho il puntale rosso ok, vedete? Adesso lo polarizziamo inversamente. Osservate la lettura del tester, è andata a negativo, adesso si riporta positiva fino ad un valore più elevato di quello che la tensione di giunzione di un diodo. E si aspetta un po', probabilmente va in open loop. A cosa è dovuto questo effetto? Semplicemente alla carica del condensatore, che è questa. Quindi io quando vado a misurare, in realtà sto caricando e scaricando il condensatore. Però se aspetto nella polarizzazione diretta,
e vedo che poi la tensione finale è quella giusta per un diodo, allora il diodo è buono. Anche in questo caso, se il diodo fosse guasto, avrei la giunzione aperta oppure in cortocircuito. Attenzione, vi ricordo che alcune volte ci possono essere dei dubbi e nel caso ci sia il dubbio dovremmo smontare il componente dal circuito. Altri diodi che possiamo controllare sono questi con la custodia in vetro. Potrebbero essere anche dei diodi Zener, ma non ci importa tanto perché comunque anche un diodo Zener polarizzato direttamente ha una tensione di come gli altri diodi, quindi di 0,5-0,6 volt. Una volta controllati tutti i diodi, dovete osservare le resistenze, queste più piccole da un quarto o da mezzo watt. Queste resistenze, quando si bruciano, si anneriscono. Quindi osservate il colore. Se vedete bene, sono leggibili bene le fasce di colore delle resistenze, probabilmente sono buone. Dico probabilmente perché, come tutto, anche l'elettronica non è una legge esattamente perfetta e quindi ci possono essere comunque delle resistenze che appaiono esternamente in buono stato, ma potrebbero essere bruciate. Ma come primo approccio, osserviamole e vediamo se sono tutte in buono stato, quindi senza colorazioni nere. Poi possiamo rivoltare il circuito e guardare il circuito dal lato circuito stampato. Cosa dobbiamo osservare qui? Le saldature innanzitutto. Vediamo se sono in buono stato, se si vedono delle linee di fessure tra il piedino e la saldatura. E un'altra cosa che dobbiamo controllare è se ci sono spaccature nel circuito stampato. A volte non ci accorgiamo, però il circuito si può essere deformato perché è caduto e si può essere lesionato. Quindi se osserviamo una linea di frattura sul circuito stampato, questa linea potrebbe aver interrotto alcune piste. E quindi guardiamo con attenzione le piste, il circuito stampato e le saldature. Anche il trasformatore possiamo controllare almeno grossolanamente. I secondari con la misura di resistenza devono essere a un valore di resistenza molto basso. Questo è un secondario. Questo è un altro secondario che ha due uscite. Lo vedo perché ha da questo lato due fili. E lo vedo anche dal circuito stampato, vedo che i due secondari vanno ai due diodi grossi che abbiamo visto in precedenza. Questi. Ok, rimaneva da controllare il transistor finale. Rimettiamo il tester in modalità misura diodi. Il collettore e la carcassa. Base ed emettitore in questo tipo di transistor sono identificabili anche senza il datasheet, perché il transistor è leggermente ovale e guardando il transistor con la parte più vicina, vediamo se si riesce a vedere meglio, ecco, a uno dei suoi fori per il montaggio delle viti. A sinistra abbiamo l'emettitore, a destra la base, il collettore e la carcassa. Osserviamo i fili, seguiamo i fili e vediamo che la base è il filo verde. Quindi una volta individuata la base,
Sapete benissimo, l'abbiamo visto anche in altri video. Controlliamo da un lato, dall'altro. Quando controllate e appoggiate i puntali del tester, grattate un pochino sulla superficie della saldatura, perché potrebbe esserci o della pasta salda, oppure comunque della sporcizia dell'ossido e potreste non fare un buon contatto. Quindi grattate leggermente. Invertiamo i terminali e osserviamo una cosa. Allora, questo è il terminale di base, come vi dicevo. E da qua c'è un'aggiunzione, giusto. Da qua dovremmo avere l'altra aggiunzione, abbiamo un valore di 0,38. Invertendo i terminali, qui noto che abbiamo di nuovo 0,38. Questo mi dice che in parallelo c'è qualche resistenza e poi la verifichiamo. Da questo altro lato invece abbiamo una tensione più elevata della tensione di giunzione. Vedete, c'è sempre l'effetto di un condensatore. Quando la misura cambia in questo modo, vuol dire che c'è qualche condensatore che si sta caricando. In realtà a noi non ci interessa più di tanto, perché mi sembra comunque che il transistor sia in buono stato, perché i transistor di potenza, come quasi tutti gli altri transistor, in genere o si aprono o vanno in cortocircuito. Avendo trovato che le giunzioni non sono né aperte e né in cortocircuito, io direi che il transistor è buono. L'altro controllo che non vi dimenticate di fare è quello tra collettore ed emettitore, sempre invertendo i puntali. Quello che avevamo visto era che tra questi, tra base e quello che è l'emettitore, perché il collettore è questo filo blu, lo vedo perché è quello che è collegato alla carcassa, quindi il blu è il collettore, il giallo è l'emettitore. Dicevo, tra emettitore e base vedo che la tensione è la stessa anche invertendo i terminali, quindi posiziono il tester in modalità resistenza e vediamo cosa legge. 990 ohm, l'invertiamo. 990 ohm, vuol dire che in parallelo a questa giunzione c'è una resistenza semplicemente. La verifichiamo, vediamo se è vero. Effettivamente abbiamo una resistenza da 1 kΩ in parallelo alla giunzione. Ecco perché avevamo quella lettura che coincideva nella modalità diodo. Quindi questo ci conferma ancora di più che il transistor che stavamo guardando è in ottimo stato. Questi sono i controlli che possiamo fare in via preliminare. Poi vedremo in qualche altro video come scendere un po' più nel dettaglio e che altri tipi di prove si possono fare. Per oggi è tutto, grazie.